Benvenuti su NetTalk, il podcast dove esploriamo tutto ciò che riguarda la tecnologia, il software, internet e i pericoli della rete. Ogni settimana ci immergiamo nelle ultime novità del mondo digitale, discutiamo delle innovazioni più interessanti e sveliamo i rischi nascosti dietro la superficie scintillante del web. Dalle tendenze tech emergenti alle pratiche di sicurezza online, NetTalk è la tua guida definitiva nel vasto universo della rete. Finora abbiamo parlato dei lati oscuri del mondo digitale, del loro ruolo nell'isolamento giovanile. Ma non dimentichiamoci che la tecnologia e i social media possono essere anche strumenti potenti per promuovere la connessione e il benessere. Vero, spesso ci concentriamo solo sugli aspetti negativi, ma esistono community online positive, gruppi di supporto, iniziative che usano i social per diffondere messaggi di speranza e di solidarietà. Hai ragione. Ci sono tanti esempi di come i social media possono essere usati per creare connessioni positive, supportive. Pensa alle campagne di sensibilizzazione su temi importanti come la salute mentale, la lotta al bullismo, oppure i gruppi online che offrono sostegno ai ragazzi che affrontano momenti difficili, la perdita di una persona cara o una malattia. In effetti non ci avevo pensato. E poi non dimentichiamo il potere della creatività. Sui social i ragazzi possono esprimere la propria individualità, condividere le loro passioni, scoprire nuovi interessi ed entrare in contatto con persone che condividono i loro stessi gusti. Esatto. La tecnologia può abbattere le barriere geografiche e culturali, creando ponti tra persone che altrimenti non si sarebbero mai incontrate. È un'opportunità incredibile per i giovani che hanno sete di esperienze e di relazioni. Quindi, come dicevamo prima, la tecnologia non è di per sé né buona né cattiva. Dipende da come la usiamo. La chiave è usarla in modo consapevole e responsabile. Assolutamente. E sta a noi adulti insegnare ai ragazzi a farlo. Aiutarli a non farsi travolgere dalla marea di informazioni, a distinguere il vero dal falso, a non cadere nella trappola del confronto e dell'omologazione. Insegnare loro a coltivare il pensiero critico, a mettere in discussione quello che vedono online, a non prendere tutto per oro colato. Insomma, un compito impegnativo ma fondamentale. Un compito che richiede impegno e attenzione da parte di tutti. Genitori, educatori, istituzioni. Ma soprattutto richiede la capacità di ascoltare i ragazzi, di entrare in sintonia con il loro mondo, di comprenderne le paure e le speranze. Esattamente. Solo se ci mettiamo in ascolto, se proviamo a vedere il mondo con i loro occhi, possiamo davvero aiutarli a navigare in questo mare agitato che è l'adolescenza, a trovare la loro rotta, a costruire un futuro sereno e pieno di significato. Un futuro dove la tecnologia sia al servizio dell'uomo e non viceversa. Sì. Un futuro dove la connessione umana sia autentica e profonda, dentro e fuori dallo schermo. Un futuro in cui i giovani possano esprimere il loro potenziale e realizzare i loro sogni, sentendosi parte di una comunità che li accoglie e li supporta. Bene, siamo arrivati alla fine di questa immersione nel complesso mondo dell'isolamento giovanile. Speriamo che questa puntata vi abbia offerto spunti di riflessione e strumenti utili per affrontare questa sfida. Ricordate che la solitudine non è una condanna, ma una condizione che si può superare. Con l'impegno di tutti possiamo costruire un futuro più connesso e solidale per le nuove generazioni. Grazie per averci seguito in questa puntata di The Deep Dive. A presto. Grazie per aver ascoltato NetTalk. Rimani sintonizzato per il prossimo episodio, dove continueremo a esplorare il mondo affascinante della tecnologia, del software e dell'internet. Non dimenticare di seguirci sui nostri canali social e di iscriverti per ricevere tutte le ultime novità. Fino al prossimo episodio, rimani connesso, rimani sicuro.